monitorando con grandissima attenzione il coronavirus in Lombardia. C'è stato appena segnalato un caso proprio nel Milanese, l'attenzione massima. Devo dire, essendo in prima linea nella task force lombarda, che il rapporto con la protezione civile e con il governo è massimo. Dopodiché sicuramente stiamo arrivando un po' tardivamente, il governo si poteva muovere prima. Noi abbiamo proposto il blocco del trattato di Schengen per darci la possibilità di lavorare con la massima tranquillità. Oggi molti sindaci mi hanno chiamato segnalandomi dei cittadini cinesi che stanno tornando non dalla Cina ma da Mosca o da altri voli europei. Questo può essere un problema e la quarantena domiciliare, come decretata dal Ministro della Salute, rischia di non essere abbastanza. Ma noi siamo in prima linea e vi aggiorniamo costantemente. Relativamente alla proposta degli amici cinesi, adesso non bisogna creare allarmismo. Quindi è chiaro che in tutti quei paesi che sono coinvolti, dove c'è un decreto dello Stato italiano che definisce una misura di quarantena, già quelli sono in quarantena e non si muovono. Quindi saremo in primis noi come governo nazionale, come regione, a decretare il fermo dal lavoro per quelle persone che sono a rischio. Dopodiché siamo anche i primi a essere molto attenti a monitorare i flussi tra le frontiere, perché soprattutto per quei cittadini cinesi possono portare qui altri nuovi focolai che vogliamo assolutamente evitare.